Amici di Alex Carson, benvenuti, benvenuti al primo esperimento di triangolare per quanto riguarda la prestagione Serie A e Serie B 1981-82. Oggi si affronteranno in tre partite da 45 minuti Lazio, Sampdoria e Catanzaro. Iniziamo con la prima, con i primi 45 minuti che vedono opposti Lazio e Catanzaro. La perdente poi rimarrà in campo e giocherà la partita contro la Sampdoria. Intanto la Lazio schiera Pulici, Spinozzi, Chiarenza, Mastropasqua, Pighin, Sanguin, Avagheggi, Bigon, D'Amico, Denadai e Badiani. Questi gli 11 in campo per i biancazzurri. Risponde il Catanzaro con Zaninelli, Sabadini, Celestini, Braglia, Ranieri, Santarini, Mauro, Boscolo, Bivi, Sabato e Borghi. Questi gli 11 in campo per la formazione di Catanzaro. Tutto è pronto. Si giocheranno tre partite da 45 minuti e naturalmente le partite avranno un punto per il pareggio, due punti per la vittoria e zero punti naturalmente per la sconfitta. Babigon intanto per Denadai subito. Certo, i rapporti di forza qui nell'81-82 erano un po' cambiati. Lazio in Serie B, mentre per quanto riguarda la formazione calabra in Serie A, ed era una bella realtà degli anni 70-80. Il Catanzaro scende, Celestini che oggi ha deciso di giocare col numero 14. La palla finisce in calcio d'angolo. Naturalmente ogni tanto vedrete nelle amichevoli estive qualche numerazione strana, ma poi si andrà col calendario ufficiale e ufficialmente si giocherà non solo con il calendario ufficiale ma anche con le formazioni originali. Mauro per Ranieri, Boscolo per Borghi, qua Santarini, vediamo ora Celestini che scende a sinistra, Boscolo per Santarini, è di Bivi, prova il tiro Bivi, e subito il portiere della Lazio Pulici molto reattivo. Denadai tra l'altro ex giallorosso, quindi anche qui scambi tra l'interno delle due squadre romane nonostante l'estrema rivalità. Sanguin, Bigon, l'ex rossonero venuto in Serie B a dare una mano alla Lazio capitanata da il grande Vincenzo D'Amico che recentemente è scomparso. Celestini, Borghi, ancora per Celestini, Boscolo fermato da Denadai, Chiarenza. Questo è il primo esperimento di triangolare, vedrete appunto comunque tre partite da 45 minuti e naturalmente qualora naturalmente due punti per la vittoria, un punto per il pareggio e zero punti per la sconfitta. Qualora ci sia un pari merito è chiaro che conterà la differenza reti. Il cross in mezzo intanto, cercato Vagheggi, libera la difesa del Catanzaro. Denadai per D'Amico, Bigon al limite dell'area, un bel tiro Bigon e lo dimostra subito il vantaggio della Lazio con Bigon, Albertino Bigon, gran sinistro piazzato e la Lazio va in vantaggio sul Catanzaro per 1-0. Ha segnato Albertino Bigon. Il gran tiro, la palla sul palo interno, portiere del Catanzaro che non riesce ad intervenire. Gran tiro e la palla in fondo alla rete. Oggi vedrete tutte e tre le partite, giustamente durano 45 minuti, quindi
sarà un filmato un po' più lungo, un video un po' più lungo del solito, ma sarà anche per introduzione sia delle squadre di Serie A che delle squadre di Serie B. Boscolo, Catanzaro sotto. Attenzione che il Catanzaro dovrà rimanere in campo qualora perdesse la partita e arriva in campo la Sampdoria. Dopo la Sampdoria naturalmente attenderà la Lazio. Il cross in mezzo, libera la difesa biancazzurra, ancora Sabadini che insegue la palla, ma Badiani è più veloce, vagheggi, la Lazio può partire in contropiede, Bigon si inserisce alle spalle di tutti, fallo da parte di Santarini su vagheggi, calcio di punizione a favore dei biancazzurri. Naturalmente ricordo sempre, anzi fallo di Ranieri, scusate, ricordo sempre, volete avere questa patch? Io metto ogni volta in descrizione credits to, oppure sviluppatore, oppure grazie a, e poi metto il nome dello sviluppatore che è Botroid99. Quindi ragazzi, se volete queste patch dedicate agli anni 80, lui è l'esperto numero uno. Celestini in direzione di Boscolo. Boscolo per Braglia, Sabato in verticale in direzione di Bivi, Pighin per Spinozzi, Denadai, Vagheggi cercato, Bigon allarga sulla sinistra per Badiani, c'è Massimo Mauro lì a tenerlo. Scende ora Chiarenza per Bigon che prova il tiro direttamente. Sabadini mette, fa scudo col suo corpo. Sabato per Sabadini. In verticale. La Lazio comunque molto attenta, attenzione però Borghi lanciato alle spalle della difesa della Lazio, difende palla ma alla fine è Spinozzi ad avere la meglio, grande occasione qui per Borghi, l'avesse sfruttata meglio forse avrebbe impegnato di più Felice Pulici. Un minuto di recupero, Borghi per Celestini, l'azione finirà quando, l'arbitro deciderà di fischiare, quasi sempre lo sappiamo benissimo in PES quando finiscono le azioni offensive, se ci si trova oltre la tre quarti. Sabadini fermato da Badiani, finisce 1-0 ed ora procediamo con la seconda partita. Lazio 2 punti, Catanzaro 0 punti. Ed eccoci con la seconda partita, Catanzaro-Sampdoria. Catanzaro 0 punti, Sampdoria naturalmente che cercherà la vittoria e naturalmente per poi contrastare la Lazio. Il Catanzaro deve assolutamente salvare un po' l'onore visto che milita appunto in Serie A, mentre per quanto riguarda la Sampdoria quest'anno è un anno di passaggio in Serie B. Naturalmente il club doriano è abituato più alla Serie A. Comunque andiamo a vedere la formazione che è la stessa di prima per quanto riguarda il Catanzaro, non c'è nessun cambiamento, quindi giocano gli stessi 11 di prima e vediamo ora invece chi schiererà la Sampdoria. La Sampdoria che schiera Conti, Ferroni, Vullo, Sala, Guerrini, Pellegrini, Garritano, Bellotto, Zanoni, Scanziani e Rosi, questi gli 11 in campo per i doriani, attesi quest'anno a una difficile esperienza appunto in Serie B. Il livello della Serie B è molto alto per quanto riguarda l'annata 1981-82, quindi sicuramente sarà un anno molto interessante anche per il campionato di Serie B. Manovra subito Massimo Mauro sulla destra, intanto è uscito il sole, prima c'era un leggero nuvolo. Santarini in verticale, addirittura si lancia in area di rigore. Adesso deve rientrare Ferroni per Bellotto.
Bel lotto per Garritano. Defilato a destra, lo segue Ranieri. Prova a cercare lo spazio per il cross. Garritano mette in mezzo, libera Santarini. Borghi in verticale per Eddie Bivi. Va Bivi per Borghi. Celestini. Catanzaro un po' più intraprendente, mentre la Lazio prima ha accolto una bella vittoria. Intanto la Sampdoria libera e mette in fallo laterale. Comunque il valore dei giocatori della Sampdoria è decisamente alto. Giocatori che poi militeranno in Serie A come Vullo, come Ferroni, Patrizio Sala, ricordiamolo, grande esperienza nel Torino, Zanone. Fallo intanto su Sabato. Attenzione alla Sampdoria che può partire in contropiede. Ranieri però fa buona guardia. Borghi lancia tutto solo. Massimo Mauro, attenzione in area di rigore. Mauro la mette in mezzo anziché tirare in porta e la Sampdoria si salva. Ma attenzione, non è finita. Mauro per Borghi, il diagonale e la parata. Qui difesa della Sampdoria abbastanza ballerina in questo caso. Borghi però non ne approfitta ed è calcio d'angolo. Attenzione perché un pareggio favorirebbe sicuramente la Lazio, che poi avrebbe a disposizione due risultati su tre per vincere questo triangolare. Alla battuta Sabato, in area di rigore, il cross in mezzo, Mauro cerca di colpirla, Ranieri per Boscolo. Attenzione che proverà il tiro da fuori, niente da fare. Scanziani fa muro, Braglia si lancia in area di rigore, attenzione Bivi, e alla fine interviene la difesa della Sampdoria con qualche difficoltà, ma attenzione perché può partire in contropiede. Zanone fa sportellate con Santarini, alla meglio il libero del Catanzaro. Partita vibrante comunque in questi 45 minuti che serviranno soprattutto al rodaggio delle squadre in vista della stagione 1981-82 imminente. Intanto la Sampdoria comunque ha dei problemi in fase difensiva, molto affannati quando il Catanzaro attacca. Sabato si accentra il numero 10, ancora Boscolo al limite dell'area che ha un buon tiro ma non riesce a liberarlo. Scende Celestini a sinistra, ancora Celestini, Boscolo, Santarini si fa vedere a centrocampo, Bivi prova a girarsi, Bivi il palo, sfortunato il Catanzaro qui. Ancora Sabato, Santarini, Rosi, Guerrini per Vullo. Sampdoria comunque molto in difficoltà in fase difensiva, è riuscita per il momento a salvarsi. Catanzaro che sicuramente questi 45 minuti sta giocando meglio rispetto ai primi giocati con la Lazio. Bivi, Sabato, Santarini, lancio in direzione di Massimo Mauro, sempre molto libero lì a destra. Vullo lo insegue, arriva anche Guerrini a dare una mano. Mauro messo giù, ne approfitta Sabadini dell'impasse generale. Santarini, Boscolo in direzione di Bivi, prova il tiro Bivi, ancora Conti che si mette in mostra e para. Un risultato che sta favorendo la Lazio, vittoriosa nei primi 45 minuti contro il Catanzaro. Bellotto, largo a destra, Sala per Rosi, a sinistra per Vullo, ancora Rosi, ancora Vullo, attenzione, in mezzo per Zanone, e libera però Massimo Mauro che raddoppia la marcatura sul numero 9, Doriano. Rosi, ancora per Vullo, Sabadini non lo tiene, va Vullo, prova a mettere in mezzo, interviene subito il portiere del Catanzaro a liberare. Borghi per Bivi, Braglia, Santarini,
in verticale, bellissimo inserimento di Massimo Mauro alle spalle di tutti e ancora il palo a salvare la Sampdoria e Conti, ma non è finita, ultima azione, Massimo Mauro per Sabato in mezzo, Conti però la blocca troppo sul portiere questo cross e finisce 0-0 con due legni colpiti dal Catanzaro, Sampdoria che ottiene un punto, Catanzaro un punto e adesso andiamo a Sampdoria-Lazio. Ed eccoci con l'ultima partita, la finale di fatto, tra Sampdoria e Lazio. Se penso a Sampdoria e Lazio, penso a una partita di Serie A, ma nell'annata 81-82 entrambe le squadre disputavano il campionato di Serie B. Ultima partita, Sampdoria, un punto che si è salvata, l'avete visto col Catanzaro che ha preso due legni. Lazio due punti, vittoriosa con il Catanzaro, quindi la Lazio ha a disposizione due risultati su tre. Andiamo a vedere le formazioni, anche se sostanzialmente cambiano poco, quindi vedete gli stessi 11 in campo per i doriani. E adesso andiamo a vedere se la Lazio ha effettuato qualche cambiamento, sicuramente avrà osservato la Sampdoria. Assolutamente nessun cambiamento, davanti ancora Vagheggi ed Amico con Bigon in appoggio, Denadai, Sanguin e Badiani in mediana, Pighin, Mastropasqua, Spinozzi e Chiarenza. Difesa per la Lazio. Se pensiamo appunto, ripeto, a Sampdoria-Lazio, si pensa a una bella partita di alta classifica di Serie A. In questo caso, nella stagione 81-82, non è così. Sampdoria e Lazio disputavano il campionato di Serie B. Va Vullo. E saranno proprio loro due a giocarsi questo triangolare prestagionale. Vullo. Per Rosi, Scanziani, fermato, libera subito la difesa della Lazio, Chiarenza per Bigon, che viene a prendersi palla molto indietro, Mastropasqua prova a lanciare, ma subito c'è Sala a mettersi di fronte, Zanone, Garritano, Rosi, gioca bene comunque la Sampdoria quando si tratta della fase offensiva, in fase difensiva ha denotato enormi problemi. Vullo per Zanone in area di rigore, c'era Scanziani libero, niente da fare, libera la difesa della Lazio, è chiaro che il pareggio favorirebbe la Lazio, due risultati su tre e la possibilità di vincere il triangolare, quindi per la Sampdoria c'è solo la vittoria concepita. Zanone, Scanziani, il tiro e Pulici deve impegnarsi, mette in calcio d'angolo e alla fine Chiarenza non va per il sottile e la butta via. Bella triangolazione, Scanziani scivola ma ne viene fuori un tiro pericoloso, Pulici la mette in calcio d'angolo, anzi Pulici para e Chiarenza la spara in calcio d'angolo, alla battuta sempre Scanziani, Rosi in mezzo, la palla resta lì ed è il vantaggio della Sampdoria con Rosi, ha segnato Rosi per la Sampdoria ed è 1-0. Andiamo a rivedere l'azione, palla che si impenna e Rosi al volo la piazza alle spalle di Pulici, il vantaggio della Sampdoria, il contrasto tra Zanone e Mastropasqua e alla fine ne approfitta Rosi per il vantaggio della Sampdoria, 1-0 per i doriani. Pighin per Sanguin, Spinozzi, cercato D'Amico in verticale, Rosi per Garritano, ancora Rosi l'autore del gol, ancora a cercare Garritano, fa buona guardia la difesa della Lazio, Denadai cerca di intervenire ma non ce la fa, fallo laterale a favore della Sampdoria che ora viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Ma ricordiamo, basta un pareggio alla Lazio per aggiudicarsi il trofeo.
visto che attualmente la classifica attuale vede Sampdoria 3 punti e Lazio 2 punti, mentre il Catanzaro ha un punto. Ma se dovesse esserci il pareggio, la Lazio volerebbe a 3 punti, mentre la Sampdoria si fermerebbe a 2, quindi capite bene che non ci sarebbe bisogno neanche dei calci di rigore. Alla battuta d'Amico. Cross in mezzo, esce Conti sicuro e blocca. Lancio lungo in direzione di Zanone, che fa da torre per Sala. Interviene però Bigon. Un po' di contrasti, ne viene fuori la Sampdoria. Scanziani, fermato da Badiani, Vagheggi. In verticale, il gran tiro al volo di Zanone. E la palla finisce sul fondo. Bella costruzione qui dei Doriani. Il gran tiro al volo di Zanone, palla di diversi metri abbondanti fuori dallo specchio della porta. Bella la costruzione. Spinozzi. Mastro Pasqua. De Nadai. Va ora Mastro Pasqua, sempre in aiuto a centrocampo. D'Amico, ancora per De Nadai, ancora per Mastro Pasqua, che ora si è stabilito nella metà campo avversaria, libero della Lazio. Anzi, addirittura guardate come si inserisce in area di rigore Mastro Pasqua. Eccolo lì, cercato, e alla fine niente da fare. Libera la difesa della Sampdoria. Ferroni in verticale per Garritano, ancora Bellotto, ancora Garritano. Il lancio in direzione di Zanone, e qui Pighin retrocede e intercetta palla. Spinozzi in verticale per Vagheggi. Sanguin arriva a sinistra, Badiani scelto a destra, De Nadai prova D'Amico a girarsi, raddoppi di marcatura sul numero 9 laziale. Ancora Badiani, Sanguin per Bigon, Mastro Pasqua per Vagheggi, attenzione, era finito in fuorigioco il numero 7 della Lazio, qui si vede pochissimo, purtroppo gli stadi, quelli non originali, purtroppo ci regalano anche queste inquadrature, ma lasciamo perdere. Ancora la Lazio, Spinozzi, De Nadai. Spinozzi in direzione di Vagheggi. Mastro Pasqua, ultime battute per la Lazio per cercare il pareggio. Con D'Amico che prova il tiro, la palla viene deviata, calcio d'angolo. Era una bella azione quella della Lazio. La deviazione. La Lazio che tenta il tutto per tutto in questo finale di partita, in questo triangolare dedicato appunto alla prestagione 81-82. Il colpo di testa, Conti vola e blocca, impresa plastica forse anche un po' più spettacolare del previsto, ma tanto basta per evitare ulteriori problemi alla difesa doriana. Cercato Zanone, attenzione Garritano per Bellotto. Bellissima l'azione qui della Sampdoria, tutta in verticale, tutta di prima. Spreca Garritano. Qui grandissima invenzione di Scanziani, tutta di prima. Bellissima l'azione, peccato che non abbia voluto miglior fortuna, ma bravissimo Pulici. Prendiamo merito al portiere della Lazio che ha messo in calcio d'angolo. Alla battuta Scanziani, siamo alle ultime battute. Mezzo Spinozzi e la palla resta lì, libera, ma non c'è più tempo, finisce così. La Sampdoria si aggiudica questo triangolare estivo con Lazio e Catanzaro
sono state tre bei 45 minuti. Grazie di avermi seguito, spero vi sia piaciuto l'esperimento, fatemelo sapere naturalmente tra i commenti. Un abbraccio fortissimo e ciao a tutti.